Oggi siamo tornati su The Hunter Classic e questa volta io sono un sacco di novità perché totalmente a caso da 1 o 2 giorni è uscita una nuova lodge e è probabilmente la lodge che tutti i giocatori di The Hunter Classic hanno sempre voluto perché è enorme. Infatti può portare un totale di 160 animali, ovviamente compresi sia i teschi che le placche piccole, quindi un sacco di animali probabilmente è. Tutte le logge che erano già esistenti messe insieme tengono meno animali di questa. E la logge più bella che sia mai uscita fino ad ora è stupenda, ma ovviamente la mia è ancora mezza vuota come potete vedere perché devo ancora trovare i trofei per poterla riempire. Ed è proprio per questo che oggi voglio andare a caccia di trofei e mi trovo al momento in Reed Feather Fall perché vorrei proprio cercare di creare uno dei teschi. Per farlo, uno dei teschi che si può creare è proprio quello di Wapiti. E quindi oggi andiamo appunto a caccia di Roosevelt qui in Reed Feather Fall. E proveremo a cercare qualcosa di un po' decente. Tra l'altro, prima di iniziare, raga, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E in più, in descrizione potete trovare un link per scaricare The Hunter Classic che è gratis. E in più, se lo scaricate dal link qua sotto in descrizione, ottenete delle ricompense in più. E mi troverete già nella lista degli amici. E inoltre, quando fate degli acquisti, anche io riceverò delle ricompense. Quindi, grazie mille a tutti quelli che scaricano il gioco da questo link in descrizione. E ora iniziamo questa caccia. E questo qua non è proprio un Roosevelt da trofeo. Ma comunque, ovviamente, in queste zone della mappa si trovano anche Coda Bianca. Al momento ci sono questa femmina che abbiamo appena buttato giù e un maschio che mi ha richiamato da un po' più lontano. Che probabilmente sta per arrivare, quindi vediamo un po' cos'è. E qua abbiamo un'altra femmina di coda bianca che ci sta venendo addosso. In teoria il maschio ancora non ci dovrebbe sentire perché non lo vedo ancora, ma si spera. Eccola qua. Vediamo di fare un colpo buono. Ecco, non proprio così. In teoria dovrebbe essere vitale, direi di sì. E il coda bianca del maschio non dovrebbe aver sentito nulla ancora, quindi speriamo. Tra l'altro, mi sono portato con me il Parker Repeaton come arco e ovviamente il 9.3x62 e il coda bianca maschio non è di brutte dimensioni. Mi pare che sia un 6x6 anche se non ne sono sicuro. Ecco, molto gentile da parte sua spostarsi così. Mi sa che non è buono. Dovrebbe comunque morire e si è incastrato laggiù, quindi possiamo provare con il 9.3x62. Tanto alla fine ci sono solo altri elk femmine che mi hanno richiamato e quindi in teoria non ci dovrebbe essere stato nessun problema. Comunque, confermiamoci questa prima femmina. Eccola qua. Non mette niente di interessante. E il maschio era un 6x6 con le punte anche abbastanza grosse. E tra l'altro, ovviamente, al momento sto dando a Roosevelt, ma come al solito sto sempre cercando un coda bianca da 200 di punteggio, quindi probabilmente più tardi farò anche un giro a coda bianca, ma se troverò qualcosa di interessante ve lo farò vedere, altrimenti ovviamente no. 150 di 159 di punteggio, quasi 160. E se non sbaglio un 6x6. Il palco non è male e infatti mi pare proprio che sia un 6x6. Direi di sì. Non male come primo coda bianca per iniziare e ora ci manca ancora una femmina. 55 kg di peso, niente di interessante, comunque doppio polmone, singolo polmone. E ovviamente questo è il motivo per cui è scappata. E anche se è una femmina è il primo Wapiti di oggi, che sta scalando un albero, ma comunque. Così è giù sul colpo. E ovviamente così aumentiamo anche un po' le catture di questo arco. Infatti sto anche cercando di aumentare le catture di due archi soprattutto, ovvero il Parker Repeaton, questo qua che ho adesso, e lo Snakebite. Quindi vorrei cercare di arrivare almeno a 500 catture per ognuno. E ovviamente questo è soltanto per migliorare un po' il mio profilo in generale e aumentare anche un po' il mio Hunter Score, perché al momento ce l'ho parecchio basso. E quindi in generale vorrei aumentare il mio profilo e farlo diventare un po' più pregiato, penso che possa dire.
Ma comunque, continuiamo e vediamo se troviamo qualche altro Roosevelt. E qui abbiamo un gruppo di Roosevelt che ci sta venendo addosso. Abbiamo questo piccolo maschio come primo. Ed è giù sul colpo così. E poi abbiamo al momento una femmina e un altro maschio che è ancora più piccolo. Quindi per adesso la fortuna non è dalla nostra parte, ma comunque due maschi non è male. In teoria dovrebbe... non so se sono soltanto questi, ma penso che ce ne sia forse ancora uno. E forse ancora un'altra femmina. E vediamo se riusciamo a prenderli tutti. E la femmina per ora non mi sembra molto calma, quindi meglio buttarla giù. Perfetto. E a quanto pare questo qua è l'ultimo del gruppo, perché non è spuntato più nessuno da là dietro, quindi penso sia l'ultimo. Un maschio molto piccolo. Stiamo volendo prenderlo per fucile, ma visto che voglio fare un po' di catture con l'arco, aspettiamo che si avvicini ancora un po'. E forse ho fatto bene a non usare il fucile, perché c'è un altro Roosevelt che effettivamente sta arrivando da lassù. Anche quello un maschio molto piccolo. Ok, non so come ho fatto un colpo così, da buttarlo giù direttamente, ma so soltanto che ho avuto una bella fortuna perché ho mirato abbastanza male, ma comunque. Quello lì è l'altro e forse ha un po' più di punteggio degli altri, semplicemente perché ha un po' più di punte e quindi potrebbe essere quello che gli aumenta il punteggio. Ed eccolo qua. Non è una posizione buona, ma... e anche questo qua è andato benissimo come colpo. Penso di averlo preso al collo. Comunque, 344 kg, 116 di punteggio, molto piccolo. Questa qua è la femmina. E un bel quartetto di Roosevelt, direi che non è male. 157. Questo penso abbia un po' più di punteggio perché non ha nessuna... sì, invece ce l'ha. Sto dicendo che non ha nessuna di quelle puntine piccole che gli spuntano dal palco, ma a quanto pare ne ha almeno due. E quello gli toglierà un po' di punteggio, infatti l'ho preso al collo. 161 di punteggio, infatti quello che ha avuto più punteggio, ma semplicemente per quella punta lì che aveva in più. E quindi penso che posso teletrasportarmi già, forse no. Aspettiamo un attimo perché di solito quello è un posto ottimo per i Roosevelt. E poi ci teletrasportiamo. Tra l'altro stavo pensando che questa qua è una zona molto buona dove di solito si trovano i Roosevelt e che è molto aperta, quindi probabilmente in futuro ci devo mettere un Tristand e per adesso non ce l'ho. Ora teletrasportiamoci qua e di solito ci dovrebbero essere dei Roosevelt che richiamano subito. Sentiamo. Per il momento non sembra che sia nulla. Ecco qua, vedi. Un maschio, come molto spesso ci sono dei Roosevelt dall'altra parte del lago. E ora vediamo di andare su Tristan ed aspettare che arrivino. Stanno arrivando due Roosevelt. Uno è quello che ci ha richiamato da tutto il tempo, che è quello lì. Non è molto grosso, ma penso sia più grosso di quelli che abbiamo preso fino ad ora, perché ha tantissime punte. Ma dietro ne è arrivato uno che non ha mai richiamato e che è parecchio grosso come palco. Ora, da qua non riesco a vedere le punte perché sono sui Roosevelt, sono quelli lì che contano soprattutto. E vorrei provare a vedere le punte che ha. Ma da qua non riesco a vederlo al momento perché è totalmente dietro di noi. E purtroppo si sta avvicinando anche molto velocemente questo maschio. Speriamo che non mi veda. E da 2,70 a 4,40. Ha tantissime punte dietro questo. Ok, questo è gigante. Se si mette sotto del Tristand è ottimo. Perfetto. E se si ferma è ancora meglio. Ecco, non così. Forse possiamo provare al collo. E così è giù sul colpo. E l'altro per un momento non mi sembrava che non fosse scappato, ma alla fine è partito. Quindi meno male che l'ho visto in tempo. Ed è enorme questo, perché ha tantissime punte. Ok, ci sono anche un paio di punte piccole lì sotto che potrebbero togliere un po' di punteggio. Però le punte che contano di più nei Roosevelt sono quelle che si trovano dopo di questa qua grossa. E in questo caso lui ne ha due, quindi potrebbe essere veramente grosso. Ora, non ho mai capito bene il loro punteggio, come funziona, ma potrebbe essere veramente enorme.
E se più di 3,53 mi pare che è il mio record personale. E ovviamente Roosevelt possono arrivare fino a 400 di punteggio, ma sono parecchi orari. Quindi confermiamo 423 di chili e 350 di punteggio. E parecchio grosso. E non è il mio record personale però, quindi probabilmente non lo farò imbalsamare. Anche se effettivamente per la lodge ce n'è bisogno e quindi vedrò probabilmente più tardi. Comunque facciamoci una bella foto perché comunque è parecchio grosso. E più di così non posso fare. Purtroppo ancora la luce del mattino non è molto bella. E mi sono messo più o meno nella parte dove c'è più luce, ma comunque non è che si vede molto. Con il chroma rimane molto più chiaro ed effettivamente rimane un po' più come se fosse giorno. Quindi proviamo a usare questo. E si può vedere che effettivamente il personaggio tiene il parco dell'animale. Purtroppo c'è l'arco che va a finire un po' sottoterra, ma quelli sono dettagli. E meglio di così non si può fare. E vedremo se imbalsamarlo, anche se possono essere parecchi più grossi. Anche se ovviamente 350 già è un'ottima dimensione. E ora vediamo di continuare e magari di ritrovare quello che è scappato, anche se non era molto grosso. E laggiù penso sia il maschio di prima. Ho ucciso anche una femmina qua davanti e il maschio sta arrivando da là dietro. C'è una femmina davanti e quindi è meglio prenderlo col fucile, giusto per buttarlo giù. Se almeno se ci sono dei richiami siamo sicuri che non è lui. E comunque è un maschio che comunque non è male alla fine. Sì, alla fine pensavo che avesse una punta dietro, ma era una di quelle punte lì che probabilmente toglierà un po' di punteggio. E quindi confermiamo. Vediamo un po', 193, che comunque sarebbe stato il più grosso se effettivamente non avessimo preso quello da 350. E quindi ora continuiamo un po' per questa direzione e poi più tardi mi provo a teletrasportare nella lodge e a fare tutto il giro qua sopra. Teletrasportarsi in questa lodge ha fatto trovare degli altri Roosevelt. La brutta notizia è che abbiamo un Roosevelt molto grosso. Buttiamolo giù con l'arco, anche se c'è una femmina davanti. Vediamo di prenderlo prima che si spaventi qualcuno di due. Non è proprio un colpo così buono, ma comunque penso sia a un singolo polmone. Vediamo. Sì, è vitale, quindi probabilmente ci metterà un po' ad andare giù, ma morirà. E è minuscolo, non so quanto punteggio possa avere, ma penso sui 50-60 di punteggio, anche se qualche punta ce l'ha, quindi potrebbe arrivare anche ai 90. Ma vediamo. Ed eccolo qua. Vediamo il punteggio. 46, quindi molto meno di quanto mi aspettavo. Il minimo era 40, quindi non era molto, ma effettivamente ha probabilmente, non so quante punte conti qua, ma penso che conta soltanto sì, probabilmente le conta tutte quelle che ha, perché nessuna mi sembra una di quelle piccole che toglie punteggio, però non ne sono così sicuro, quindi vediamo di continuare e magari trovare qualcosa di un po' più grosso. E qua davanti abbiamo un altro bel maschio che purtroppo non sono ancora riuscito a vedere bene. Vorrei provare a buttare giù col fucile semplicemente perché ci sono un'altra femmina davanti e anche una femmina con la bianca e non mi sembra di vedere nessun altro. Mi ha richiamato da questo gruppo soltanto la femmina e non è male come Roosevelt, quindi buttiamolo giù. E un colpo al cuore dovrebbe bastare. Tra l'altro ha parecchie punte dietro anche. Vorrei andare a vedere quanto ha di punteggio questo, perché anche questo non sembra male. E soprattutto vedere quante punte ha, perché quello di prima grosso, la 350, aveva due punte dietro a quella grossa. Questo qua forse ne ha tre. Questo ha molto più punteggio perché ne ha tre. Ha anche una di queste puntine piccole che toglierà un po' di punteggio, ma forse ne ha solo una. Ok, questo è molto più grosso però. Forse un 460, vediamo. Cioè un 360. 460 è impossibile. 371. Ok, questo è decisamente un trofeo. Quindi vorrei prendere, visto come ho detto prima, vorrei provare a fare il teschio. Giusto per vedere com'è che rimane poi nella lodge. Ottimo. E ora facciamoci una bella foto con questo bestione che, come vi ho detto, ha
più punteggio, perché da dietro di questa punta qua grossa ha altre 3 punte, e compresa questa qua sono 4. E non so quante punte possa avere in totale, penso un 5. E se ne ha 5 molto probabilmente sarebbe un 400 di punteggio, e nel caso effettivamente è un trofeo rarissimo. Quindi facciamoci una foto, e così dovrebbe essere perfetta. Vediamo con il chroma, anche se secondo me stavolta andrà bene così. E sì, lo rende un po' troppo colorato, e così andrà benissimo, direi. Ovviamente anche questa volta c'è il personaggio che tiene il palco dell'animale, e si vede abbastanza bene, anche se si poteva fare qualcosa di meglio, ma non voglio perderci troppo tempo. Comunque 370 alla fine è parecchio grosso come Roosevelt, ma ancora può aumentare di ben 30 punti se non di più, e quindi ovviamente può ancora aumentare di un bel po', e in teoria mancherebbe ancora da fare tutto il resto della mappa, ma da questa parte. Quindi provo ancora a fare tutto questo e poi ci dirigiamo nella lodge a posizionare questo teschio, che tra l'altro è anche il mio record personale, perché fino ad ora era 350, che ovviamente non era molto grosso, ma semplicemente non ho mai cacciato molti Roosevelt, quindi al momento mi sto concentrando su molte specie per poter trovare i trofei che mi piacerebbe trovare, e magari prima o poi riusciremo a trovarne uno. E se devo dire, abbiamo anche un coda nera enorme. 125 a 200 di punteggio. Ok, questo è parecchio grosso come cervo coda nera. E guardando le punte, più o meno sembrano tutte della stessa altezza, il che aumenterà tantissimo il punteggio. Ok, potrebbe essere anche questo qua un bel trofeo effettivamente. Ora aspettiamo che si avvicini e proviamo a prenderlo. Dovremmo quasi essere. E appena si ferma. Perfetto. E regge sul colpo. Ora abbiamo anche una femmina dietro, sempre di coda nera. Aspettiamo che arrivi, e probabilmente mi sta guardando. Quindi ok, no. Sembrava. Proviamo a prendere ovviamente anche questa. Vediamo di fare un buon colpo e buttare giù direttamente, senza doverne seguire per metà mappa. Perfetto. Ok, voglio vedere, perché in questo server ci sono tantissimi animali grossi, e qua abbiamo un coda nera che è enorme. Non mi sembra di vedere tante piccole punte perché tolgono punteggio, quindi potrebbe essere veramente buono. 73 kg. 160, ok. Anche questo è parecchio grosso, ma possono arrivare fino a 190, quindi è un bel trofeo pure questo, ma non è niente di eccessivo effettivamente. Quindi non male come coda nera comunque, anche queste di belle dimensioni. E infine c'è la femmina. Quindi direi che possiamo andarcene direttamente nella loggia al momento, tanto abbiamo già fatto un bel po' di mappa, e ci andiamo a posizionare il nostro Roosevelt, anche se dobbiamo ancora aspettare 2 minuti. Quindi ho deciso di posizionare il nostro teschio qua sopra, e tra l'altro con i teschi si può decidere se si vuole decorare oppure lasciare normale, e lo preferisco così io sinceramente, anche se pure così non è male, c'è un certo stacco che non è male, però dato che si trova qua al centro della parete lo preferisco così. E tra l'altro ho scoperto che tutto lungo questo secondo piano si possono attaccare teschi di elk. Tutto lungo questa parete se ne possono mettere, quindi probabilmente mi dovrò dare da fare se voglio riempirlo, e vedremo. Quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre commentate, iscrivetevi se non vi è piaciuto. Noi ragazzi ci vediamo, ciao!